Un mese fa, esattamente un mese fa, il Milan conquistava il 19° titolo della propria storia, della gloriosa storia rossonera. E su questo nessuno può dire nulla. È un successo insindacabile, un successo meritatissimo quello del Milan. Dopo tanti anni complicati, ha dato vita ad una stagione straordinaria e mi sembra giusto ad un mese di distanza ribadirlo. Perché il clima che si è creato attorno al Milan in questi giorni non è, diciamo, un clima idilliaco, ma è giusto ricordare che i rossoneri, dopo una lunghissima e faticosissima stagione, hanno conquistato lo scudetto. Trofeo più che meritato per la squadra di Stefano Pioli, che tra una decina di giorni più o meno comincerà la nuova stagione. Il 4 di luglio, raduno al centro sportivo di Milanello. E non ci saranno tutti i big, anzi saranno pochi i big che verranno al raduno a Milanello, perché molti sono andati a giocare le partite con le varie nazionali, quindi avranno qualche giorno in più di riposo. E non ci sarà per esempio Tonali, non ci sarà Leao, non ci sarà Maignan, ci sarà invece per esempio Simon Kjær, e siamo anche curiosi di vedere all'opera Kjær dopo tanti mesi fuori dal rettangolo di gioco a causa di quel purtroppo lesione al legamento crociato che aveva ottenuto in quel di Genoa, nella partita contro il Genoa. Ma nonostante l'assenza di Kjær, il Milan ha vinto lo scudetto, e questo è un valore aggiunto per la squadra di Stefano Pioli, che ha vinto un titolo senza uno dei leader della difesa, con un Ibrahimovic a mezzo servizio, e ce l'ha fatta lo stesso. Ed è giusto celebrare ad un mese di distanza lo scudetto del Milan, non va dimenticata questa cosa. Poi passiamo a parlare anche di calciomercato, perché è giusto dire che la squadra va rinforzata, il Milan va rinforzato. Probabilmente ci aspettavamo un mese di giugno in cui le cose venissero fatte in maniera un po' più rapida. Diciamo che ci aspettavamo qualche guizzo in più in questo mese, ma è evidente che il cambio di proprietà ha rallentato tutto. Lo ha ammesso in maniera limpida anche il presidente Paolo Scaroni, e quando c'è un cambio di proprietà, un passaggio di quote da una proprietà all'altra, che non è ancora avvenuto il passaggio di quote, il closing, ma arriverà entro settembre, è ovvio che le cose vanno un po' più a rilento, ma le cose però si faranno lo stesso. Quindi c'è bisogno anche di dire chiaramente che il Milan comunque si muoverà sul mercato e comunque farà delle cose importanti sul calciomercato. Nelle scorse ore è tornato ad essere accostato al Milan il nome di Traoré del Sassuolo, Ahmed Junior Traoré, giocatore 22enne, ho qui la scheda davanti a me, nazionalità Costa d'Avorio, 1,77 m, soprattutto trequartista. Quindi mettiamo subito le cose in chiaro: lui non è il sostituto di Sanchez, non è l'opzione B a Sanchez, anche perché il Milan prenderebbe Sanchez, che ha qualità e caratteristiche completamente diverse rispetto a Traoré, ma per il fatto che Sanchez può fare sicuramente il mediano, può fare anche la mezzala e all'occorrenza il trequartista. Però in quella zona del campo, sulla tre quarti, mi sembra che Traoré abbia più delle caratteristiche di inserimento rispetto a Sanchez, quindi sono giocatori completamente diversi. Quindi se il Milan va su Traoré non è perché è il piano B a Sanchez, ma perché comunque è un giocatore valido per quella zona del campo. Vediamo, anzi scrivetemelo anche nei commenti, vi piacerebbe come investimento? È un giocatore adatto al Milan? È un giocatore pronto per il Milan? Lui ha 22 anni, ha fatto una stagione positiva con il Sassuolo. Infatti, se andiamo a vedere in Serie A, lui ha giocato 31 partite, ha segnato 7 gol e fornito 4 assist. Mentre per quanto riguarda la Coppa Italia, una partita e un gol, quindi se aggiungiamo alle 7 reti in campionato arriviamo a quota 8 gol in una stagione con la maglia del Sassuolo. Quindi parliamo comunque di una squadra di media classifica che ha fatto la sua
il suo campionato discreto, quindi sicuramente è un giocatore che può crescere ancora tanto. Piace a tanti, piace a molti giocatori, scusate, a molti tifosi, perché leggo i vostri commenti. Ad alcuni non convince molto, preferirebbero magari altri tifosi un investimento su De Ketelaere del Brugge, che anche lui agisce sulla linea dei trequartisti. Insomma, però c'è da dire che per quanto riguarda Traoré, i suoi agenti sono agenti che molto spesso li troviamo in sede a casa Milan, sono gli stessi procuratori di Junior Messias, gli stessi procuratori di Stefano Pioli, procuratori che comunque hanno intavolato degli affari con il Milan nei mesi passati, quindi i rapporti sono ottimi. Vediamo se questo può agevolare anche l'arrivo di Traoré, anche se detto sinceramente, se il Sassuolo chiede 30-35 milioni, credo sia abbastanza complicato andare a prendere un giocatore del genere, a meno che il Sassuolo apra a modalità di pagamento diverse, come è successo ad esempio con Locatelli. In quel caso il pagamento di un giocatore dilazionato, prestito con diritto, oppure l'acquisto che può essere pagato in più stagioni, diciamo dilazionato a bilancio su più anni, quello sì può essere importante per i rossoneri. Però vediamo, siamo solamente nella fase iniziale di contatti, anche perché non si è ancora, il Milan non ha ancora parlato in maniera seria con il Sassuolo di Traoré, ma ne ha parlato solamente con i suoi agenti. D'altronde al Milan stiamo tutti aspettando la firma di Maldini e Massara, tutto dipende da quello. Ribadiamo, ci sarà la firma, ci sarà l'annuncio, speriamo prima possibile, si dice nel weekend, quindi venerdì, sabato, domenica. Siamo pronti per, insomma, accogliere questa benedetta firma sul rinnovo di Maldini e Massara, perché poi da lì si può sbloccare in maniera un po' più concreta il calciomercato. Ribadiamo sempre gli obiettivi in entrata: Botman, Sanchez, sulla tre quarti De Ketelaere, Noah Lang, sono tutti i nomi che vengono accostati al Milan, ma c'è anche una lista di giocatori in partenza, perché il mercato è fatto di entrate, ma è fatto anche di uscite. Il Milan vorrebbe piazzare sul mercato Mattia Caldara, che ha ancora un anno di contratto con il Milan, scade nel 2023. Lui ha giocato con la maglia del Venezia, retrocesso in Serie B, è tornato quindi alla base. Tra l'altro il Venezia aveva anche un diritto di riscatto su Caldara, ma non lo ha esercitato. Il giocatore quindi è praticamente tornato alla base. Il Milan sta valutando la sua cessione. C'è l'Empoli, così come il Bologna, interessato a Mattia Caldara. Vedremo se andrà in porto questo tipo di cessione. Poi c'è Castiglieco, che continua a piacere in Spagna. C'è soprattutto il Valencia su Castiglieco. Valencia, che aveva già fatto dei sondaggi sull'esterno destro spagnolo nell'estate scorsa e anche a gennaio. Affare che però non è mai andato in porto. Vedremo se questo sarà l'anno giusto. Ricordo che anche Castiglieco ha un anno di contratto con il Milan, anche lui scade nel 23. Vedremo se da Caldara e da Castiglieco il Milan riuscirà a racimolare insomma qualche milioncino, anche se non credo che ci sia tanto, insomma, da poter rastrellare per le cessioni di questi due giocatori. Si dovrebbe interrompere anche il prestito biennale di Bakayoko. Non è stata una grande stagione la sua, non tante presenze, poco coinvolto soprattutto nella seconda parte di stagione, nel girone di ritorno. C'è stato già un incontro con i suoi agenti e si è appunto parlato del fatto che c'è la possibilità di interrompere il rapporto anticipatamente. Il giocatore quindi dovrebbe tornare al Chelsea e poi il Chelsea lo dovrebbe piazzare nuovamente sul mercato. Interessa anche lui al Valencia di Rino Gattuso. C'è Gattuso che conosce un po' di giocatori del Milan, quindi potrebbe anche provare a prendere qualche esubero per quanto riguarda i rossoneri. In partenza anche Daniel Maldini, interessa a diverse squadre. Vediamo in quale formazione andrà a giocare, a farsi le ossa. Lo stesso Lazetic è in partenza. Questi sono giocatori che il Milan venderà in prestito, ovviamente, perché
sia con Daniel Maldini sia con Lazetic il contratto è ancora lungo, ma il Milan vuole mandarli in prestito per fargli mettere minuti nelle gambe, per farli crescere, semplicemente per dargli l'opportunità di maturare e di crescere, perché al Milan avrebbero poco spazio. Anche perché il Milan sia in attacco sia sulla tre quarti dovrebbe rinforzare la rosa con giocatori più forti, giocatori più pronti. Mi viene in mente Origi lì davanti, se c'è Divock Origi in arrivo dal Liverpool, c'è Giroud, c'è Rebic, ci sarà Ibrahimovic da gennaio in poi, ecco che gli spazi per Lazetic, per Marco Lazetic, sarebbero molto molto ridotti. D'altronde addirittura lui non ha mai esordito in Serie A, ha solo giocato qualche minuto in Coppa Italia l'anno scorso, quindi è difficile che possa rimanere, ma invece un bel prestito per farlo crescere potrebbe essere funzionale allo sviluppo del giocatore, così come Daniel Maldini, così come Colombo, anche lui ritornerà dal prestito, e vediamo se sulla lista dei partenti ci sarà anche Ballo Touré. Qualche sondaggio è arrivato, però il Milan prima di venderlo vuole capire prima se riesce ad arrivare ad un sostituto a prezzi come dire contenuti, altrimenti poi alla fine si terrà Ballo Touré. In partenza anche Duarte, che insomma può rimanere in Turchia, si parla di una cessione di 2-3 milioni di euro, vediamo se andrà in porto questa cessione, questa vendita, quindi ci sono un po' di giocatori da far uscire sul mercato. Poi ovvio, se dovesse arrivare un'offerta molto alta per uno dei protagonisti di questo Milan, mi viene in mente Salemakers, Rebic, il Milan la valuterà, ma al momento non mi sembra che siano giocatori così vicini ad una partenza, ad una cessione, ma il mercato è ancora molto lungo.